Buongiorno amici, bentornati sul canale Nuovi Mille Giri, elaborazioni autosportive. Oggi abbiamo una macchina un po' particolare, generalmente non ci capitano questo genere di vetture per quanto riguarda modifico e elaborazione. Questa è una Jaguar XF, quindi la berlina di alta gamma di casa Jaguar. È una macchina che è stata lanciata nel 2007, ci sono state due generazioni. Questa è la prima generazione, quindi quella che andava dal 2007 al 2015 e poi la seconda generazione con un restyling dal 2015 in avanti. In particolare questa versione è un 3000 turbo benzina con 340 cavalli e 450 Nm di coppia, per cui una macchina con una bella cavalleria raggiunge tranquillamente i 250 km all'ora, motore V6 anteriore longitudinale, trazione posteriore, quindi una macchina veramente di corpo. Quello che ci ha chiesto il cliente, ed è una delle cose che ci ha un po' stupito, dopo Mirko vi farà sentire la differenza tra il prima e il dopo, è proprio un discorso del sound, dello scarico. C'è una macchina che ha 340 cavalli, 3000 turbo benzina, suona originale come se fosse un 2000 aspirato, veramente una cosa strana. Cioè, generalmente macchine che hanno una cubatura così grossa hanno un sound un pochino più diciamo corposo. Questa invece, devo dire, è veramente deludente. Quindi, al di là del fatto di non fare modifiche meccaniche, perché ripeto, è una berlina, non dico di rappresentanza, però non si presta a modifiche, diciamo, di carattere meccanico estremo. L'unica cosa che il cliente ci ha chiesto, e troviamo assolutamente compatibile, è il fatto di mettergli a posto il discorso del sound. Allora, per quanto riguarda il sound, come ho spiegato tante volte, abbiamo due alternative: o cambiare una parte o tutta la linea di scarico con dei componenti omologati sportivi, e in questo caso purtroppo di questa macchina, se non andando a trovare qualche fornitore in Inghilterra, però diventava difficile la reperibilità, cioè non c'è nessuno fra i nostri fornitori, né Super Sprint, né Ragazzon, né Inox Car, che facesse una linea di scarico specifica per questa macchina, e quindi abbiamo optato gioco forza per il montaggio del sistema dell'Active Sound Booster, sistema che appunto il cliente gestirà tramite app, e la differenza rispetto alla sonorità normale sarà netta e marcata. Io adesso passerei la parola a Mirko, che vi farà sentire appunto nelle due configurazioni, poi trarrete voi le conclusioni. Mi sembra che comunque il risultato finale sia assolutamente eccellente. A te Mirko. Da qui noi possiamo gestire, diciamo, il modulo, da qua si accende e si spegne, possiamo regolare i volumi, in più poi sulle impostazioni possiamo cambiare i suoni volendo, abbiamo dei suoni, o aggiungerli in base a quello che vogliamo. Ad esempio possiamo mettere il race 3, race 1, e l'urban. Poi chiede di salvare, noi salviamo le varie impostazioni. Poi possiamo regolare gli alti, i bassi, i medi, il backfire in rilascio, il launch control quando uno l'accende, tipo Ferrari che dà il colpo in accelerazione, e poi si può regolare alti, la distorsione, tutto, fino a trovare la cosa ottimale, diciamo. Perfetto. Ma direi che si spegne pure. Direi che, come abbiamo detto tante volte, è un sistema assolutamente ipermodulabile, perché ha veramente, anche noi abbiamo difficoltà a capire e a registrarlo, perché ha talmente tante funzioni che veramente uno se lo può personalizzare tailor made, come si suol dire, in maniera perfetta. Quindi con questo tipo di sistema abbiamo dato una voce a questa vettura che viceversa era un aspetto distonico. Cioè, se voi avete sentito la rumorosità della vettura stock, non sembrava neanche un 3, cioè sembrava un 2000, non dico aspirato, ma poco di più. Quindi veramente come dire, una delusione per uno che viceversa non è una macchina iper sportiva, ma comunque una macchina tendenzialmente sportiva, e la rumorosità di serie secondo me era sottotono, sotto livello, mentre con questo sistema uno si può gestire la rumorosità esattamente come uno vuole. Giusto per riprendere quelle due o tre cose che ho spiegato tante volte, il vantaggio è di utilizzare un sound fra i 35 sound disponibili, quindi un sound più o meno aggressivo. Si può, come diceva Mirko, registrare, cioè regolare il volume,
E le due cose assolutamente interessanti che uno, al di là del volume, può spegnere e accendere il sistema a seconda di quelle che sono le esigenze, cosa che viceversa con una linea di scarico diciamo fatta integralmente per la macchina, la sonorità rimane quella, quindi se è una sonorità corposa e uno va nel parcheggio dell'S lunga si tiene quella sonorità corposa, mentre qua uno può, prima di entrare, disattiva il sound e non si girano tutti per guardare che razza di macchina sta entrando. E cosa, altre due cose molto importanti: la prima, che è perfettamente omologato, quindi è un sistema che anche se uno dovesse essere fermato dalle forze dell'ordine, non avendo toccato nessuna parte strutturale della vettura, risulta perfettamente omologato. E ultima cosa, secondo me anche lì molto importante, che a fine vita della macchina, quando uno deciderà, cioè decide di cambiare la vettura, in questo caso il sound system si può recuperare, cioè si smonta il risuonatore, si smontano le centraline che vanno appunto a dialogare con il risuonatore e con il sistema CAN bus della macchina e con il telefonino ovviamente, e lo si rimonta paro paro su un'altra vettura. L'importante è che sia una vettura recente con l'impianto in CAN bus, per cui togliendo quelle diciamo di vecchia generazione, su praticamente qualunque genere di vettura lo si può montare. Quindi questo secondo me è un valore aggiunto non indifferente, dato che il costo sì non è eccessivo, diciamo non è un costo iper economico, e quindi a livello di valutazione anche il fatto di poterlo riciclare su altre macchine diciamo fa una differenza a livello di scelta. Io direi che anche per oggi è tutto, anche per questa Jaguar direi che abbiamo espresso un po' quello che è la situazione sia della macchina che del lavoro che abbiamo fatto. Vi invito come di consueto a visitare il sito www.9000giri.it, soprattutto nell'archivio elaborazione, dove troverete più di 3500 schede vettura. Inseriremo ovviamente anche questa Jaguar nella sezione Jaguar e il relativo video. Se avete bisogno di qualunque tipo di informazione, non solo sul sound booster ovviamente, ma qualunque tipo di richiesta, io sono sempre in ufficio tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Mi potete contattare allo 02 73 83 175. Cliccate sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per darci una mano a crescere, a far crescere il canale in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Grazie, alla prossima.